21 marzo si celebra la giornata internazionale delle foreste. Quello delle piante e del nostro rapporto con le piante è un tema sul quale sempre più siamo chiamati a riflettere. E sicuramente può aiutarci a farlo un libro come Flower Power di Alessandra Viola, da poco pubblicato da Einaudi. Il libro ha come sottotitolo Le piante e i loro diritti. Ora, l'idea che alle piante possano essere attribuiti dei diritti forse a molti suonerà curiosa, se non provocatoria. Ma nel corso della storia abbiamo assistito a un progressivo allargamento del campo dei diritti, che sono stati estesi a soggetti che in precedenza ne erano privi: i bambini, le donne, i neri schiavizzati negli Stati Uniti. Da qualche decennio in ambito filosofico si discute con sempre maggior frequenza anche di diritti degli animali. Molti stati, anche se non riconoscono gli animali come veri e propri titolari di diritti, nel tempo hanno varato leggi che li tutelano e proibiscono il loro maltrattamento. Leggendo Flower Power, davvero possiamo renderci conto di come non ci sia nulla di insensato nel parlare di diritti delle piante. Innanzitutto perché scopriamo che le piante posseggono caratteristiche di sensibilità e forme di intelligenza che vanno ben oltre il senso che siamo soliti attribuire al verbo vegetare come grado più basso del vivere. E poi perché, anche a volerci limitare al semplice interesse umano, bisogna capire che la tutela del mondo vegetale è una condizione imprescindibile della nostra stessa sopravvivenza. Senza le piante, gli uomini non possono esistere.